Era un pomeriggio caldissimo a Roma e so che lui prendeva sempre le pillole per il cuore. Per qualche inspiegabile ragione sembra che quel giorno non le prese. Insomma, si procurò un attacco di cuore da solo. Il fotografo Erwin Blumenfeld sembra abbia deliberatamente corso su e giù per la scalinata di Piazza di Spagna nel caldo rovente. Non voleva assolutamente essere portato in ospedale. E a poco sembrava gli mancasse il respiro. Era quasi come se stesse soffocando. Ma era chiaro che aveva pianificato tutto e che non voleva essere rianimato. Sì, credo che fosse una specie di suicidio, sì. Perché lui sapeva quello che faceva e perché lo faceva. Dopo la sua misteriosa morte, l'uomo che è stato il fotografo più pagato al mondo si lasciò dietro una grande quantità di immagini diventate icone, come l'occhio di cerbiatto, la ragazza sulla Torre Eiffel, la ragazza dietro la seta bagnata, Grace Kelly incorniciata nell'oro. Quello che fa di Erwin Blumenfeld un fotografo così importante è la sua abilità stupefacente nel creare immagini, e se le osservo ora, a 60 anni, 70 anni di distanza, le guardo e dico: mi sarebbe piaciuto fare quella, mi sarebbe piaciuto fotografare quest'altra. L'ossessione di Erwin Blumenfeld era la bellezza delle donne. Aveva un suo modo di esprimere il desiderio fuori dai canoni, non proprio specifico. C'è una specie di bramosia, una strana ossessione della donna nelle sue foto. Le donne sembrano vive. Il suo feticismo per la bellezza lo portò ad avere una vita privata complicata, che oscurò la sua reputazione artistica. C'erano tante donne, c'erano gelosie, c'erano rivalità, era tutto molto complesso. Le donne della sua vita non sono riuscite a collaborare insieme per preservare la sua eredità artistica. 30.000 negativi, 8.000 stampe in bianco e nero e dozzine di film di moda. Fino a oggi, gran parte del suo lavoro non è mai stato visto dal pubblico. Questo è il lascito della famiglia: distruggere, annientare, separare e dividere. All'apice della sua carriera, Blumenfeld realizzò centinaia di copertine per Harper's Bazaar e Vogue. Cosa accadde allora a Erwin Blumenfeld? L'ascesa di Blumenfeld a fotografo famoso è stata rapidissima. Ha sorpreso il mondo della fotografia con le sue imprese e le sue innovazioni. Nel 1935 era il proprietario di un negozio di pellame ad Amsterdam e in soli 9 anni, senza una vera e propria formazione, questo sconosciuto dilettante è diventato il fotografo professionista più pagato e più famoso. Oggi il suo lavoro è un punto di riferimento per tutti. Nel 1941, Erwin Blumenfeld, ebreo tedesco in fuga dai nazisti, arriva con la sua famiglia a New York con una valigia. Ha già 44 anni, non si è mai guadagnato da vivere come fotografo professionista, eppure avrebbe presto modellato l'immagine che l'America ha di se stessa. Ha definito il modo in cui noi vediamo gli anni 40 e 50. Non necessariamente come erano quegli anni, ma come noi pensiamo che fossero. E credo sia stato proprio questo a renderlo un grande fotografo, perché se definisci visivamente un'epoca, allora si crea qualcosa di strabiliante. Gli Stati Uniti nel dopoguerra si sentono in cima al mondo. E nessuno meglio di un emigrato, che si definiva un americano per sempre, poteva spiegare cosa significasse essere un americano. Portò lo sguardo di uno straniero e la sensibilità di un artista europeo. Blumenfeld non è costretto nel suo ruolo commerciale. C'è una copertina di Vogue assolutamente geniale.
Ha tagliato l'ombra sotto un cappello per farlo sembrare una specie di berretto militare. E il rossetto è semplicemente un lampo di colore porpora acceso su una stampa in bianco e nero. Tu guardi l'insieme invece del colore, qualcosa che è il massimo dell'espressività. E così i direttori artistici ti permettono di andare avanti. Blumenfeld parlava sempre dei direttori artistici come dei direttori del cavolo. Malgrado il suo disprezzo, il suo era un talento così grande che per 20 anni continuavano a chiedergli altro materiale. Loro si occupano della qualità, giusto? Sì, Blumenfeld ha sempre offerto alta qualità. Nella sua fotografia aveva una visione e una voce unica che gli altri fotografi suoi contemporanei non avevano. Dalle belle donne che fotografa, con un appartamento a Manhattan e una casa al mare negli Hamptons, Blumenfeld non può credere alla sua fortuna. Molto semplicemente, Blumenfeld reinventa la fotografia di moda, comprendendo che lo scatto creerà un'icona. Questa, qui si vede, non solo è la più bella copertina di Blumenfeld, ma una delle copertine più significative nella storia di Vogue. Era una specie di avvento di una nuova era. Era un periodo davvero importante e avevano scelto Blumenfeld per fare questa foto. Questa immagine ha una specie di qualità surrealista, ma allo stesso tempo è un'immagine di bellezza. È stata come derubata e copiata da così tanti fotografi nel corso degli anni. Volevo fare una cosa tipo quella foto che avete visto così tante volte. È stata riprodotta da così tanta gente in così tanti modi diversi. Ho detto, che succede se questa foto diventa viva? Ha cambiato completamente le regole della fotografia. L'ha resa quello che è oggi per molti fotografi. E penso che una delle cose significative che ha fatto riguardo alla fotografia, che dura ancora oggi, è l'aver preso il libro delle regole e averlo scaraventato fuori dalla finestra. Questo è un classico Blumenfeld. Tutto questo spazio bianco non lo vedresti mai su una copertina di un settimanale di oggi. Il titolo e le scritte molto semplici, immagini semplici, un bell'uso del colore. Voglio dire, è un classico Blumenfeld. Durante gli anni 40 e 50, il suo studio a due piani al 222 di Central Park South è dove Blumenfeld scatta e poi stampa a mano migliaia di copertine e pubblicità che fecero la sua fama. È qui che Blumenfeld corteggia non una, ma due regine della cosmesi, Elizabeth Arden e Hélène Rubinstein. Realizza campagne pubblicitarie per entrambe. Bette Davis posa per lui, così come Lucille Ball. Quando Marlene Dietrich incontra Blumenfeld, la sua celebrità è in calo. La diva spera che farsi fotografare da lui possa essere d'aiuto alla sua carriera, come già accaduto ad altre. Ma non funziona. Ritrae Audrey Hepburn nel 1952 agli esordi, quando ha 23 anni. Grace Kelly entra nello studio di Blumenfeld l'anno in cui gira a Caccia al ladro. Star del cinema, cantanti, donne dell'alta società e top model vogliono tutte essere fotografate da lui. Io uso un trucco per ammorbidire il viso di una modella prima di fotografarla. Le chiedo, mi vuoi sposare? È la formula che tocca il punto debole di una femmina americana. Thank you.
Ma anche al vertice della sua carriera, Blumenfeld non viene mai travolto dalla fama. A lui interessa capire cosa succede sotto la superficie. La sua fotografia aveva diversi aspetti. Alcuni erano belli. Credo che stesse cercando di creare la sua donna perfetta, la sua idea di donna di un certo tempo. Altri aspetti invece erano molto, molto oscuri. Se fosse stato ritratto un uomo sarebbe stato molto minaccioso. Questa donna sembra pericolosa, sembra proprio forte, sembra sorridere, ma i suoi occhi sono quelli di un demone, di una tigre o il demone di una pantera, e sarà meglio evitarla a tutti i costi. Ad un certo punto parlava di ritrattistica psicologica. La chiamava così. La ritrattistica psicologica era un modo per scoprire la realtà sotto la superficie. E credo che avesse a che fare veramente con lui, con il mondo delle donne, con la sua ossessione per le donne. Lui ha detto più volte: io non potrei mai amare una singola donna, io ho amato tutte le donne. Ho scoperto nelle mie ricerche questo incredibile negativo di Blumenfeld stesso che fa nascere una donna. Lui è in posizione di travaglio e questa modella sta venendo al mondo. Alcuni dei più memorabili ritratti psicologici di Blumenfeld sono di se stesso, il modello con cui ha avuto la relazione più complicata. Per tutta la vita si ricordò di qualcuno che gli diceva che quando era molto giovane era davvero brutto e questo lo turbava. Ho sempre pensato che fosse bello, ma forse era un mio giudizio. Ancora oggi sono convinto che ci sia vita in un altro mondo dietro il vetro trasparente. Siamo doppi. Senza lo specchio non sarei mai diventato un essere umano. Solo i pazzi lo chiamano il complesso di Narciso. Niente specchio, niente arte, niente eco, niente musica. È chiaro dagli autoritratti che molte volte si fotografava con delle maschere, con buste di carta sul viso, con schermi davanti al volto, con maschere fotografiche, se non c'era una maschera vera e propria. Si fotografava continuamente. E credo che ci fosse una ricerca lunga una vita nei suoi autoritratti per combattere quello che non riusciva a combattere nel lavoro commerciale. Stava interagendo con la sua complessa identità in modo così vulnerabile. Le persone si intimidiscono rispetto a questo genere di aspetto psicologico, e soprattutto in quel periodo. Persino all'apice della sua carriera a New York, i demoni che lo perseguitano non lo abbandonano mai. La complessità di Blumenfeld come artista può essere rintracciata nella sua prima infanzia, a Berlino. Qualunque siano i dettagli precisi, il 5 maggio 1896 a mezzanotte fui buttato senza cerimonie nel mio primo campo di concentramento. Piegato in due, legato in isolamento per 9 mesi e condannato a morte nelle condizioni di vita più disumane. Cominciai ad imparare come morire. Credo che essere un ebreo berlinese voglia dire tante cose. A cavallo tra 800 e 900, Berlino è un melting pot, è un posto esuberante. Ci sono molti artisti, accadono molte cose. Essere un ebreo a Berlino in tempi così difficili, come ci mostrerà la storia poco più avanti, non è una cosa facile. Sei sempre ai margini, sei sempre un estraneo. C'era molto antisemitismo, ma c'era anche una popolazione ebrea numerosa a Berlino. Per esempio, tutto il commercio dei tessuti era nelle mani degli ebrei. E il padre di Blumenfeld era un produttore di ombrelli. Blumenfeld cresce in una famiglia della classe media, dove le influenze artistiche riflettono i cambiamenti culturali a Berlino in quel periodo. Come sono diventato un artista? Sono stato iniziato dalle letture delle riviste satiriche di mio padre.
Il mio percorso è stato determinato dalle foto delle donne in mutandine di pizzo. Questo era il segno che la mia carriera stava andando verso il mondo femminile. La sua passione per le potenzialità dell'arte della fotografia risale agli anni della sua infanzia. A 10 anni, uno zio generoso gli regala la sua prima macchina fotografica. A 13 anni si scatta il primo autoritratto travestito da Pierrot, usando uno specchio per ottenere sia una prospettiva frontale che di profilo. Sviluppava le sue fotografie in bagno e usava anche parecchie delle sue primissime foto per fare i suoi primi collage. Ma i primi esperimenti di Blumenfeld con i collage fotografici vengono interrotti dagli eventi mondiali. Alcuni di questi uomini riusciranno a tornare a casa, altri rimarranno qui per sempre. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, Erwin Blumenfeld guida un'ambulanza dell'armata tedesca, malgrado non sappia guidare. Uno dei suoi compiti è tenere il registro di un bordello gestito dall'esercito tedesco. Trova orribile la guerra, ma un pericolo più grande lo aspetta a casa. Quando Erwin Blumenfeld confessò a sua madre che voleva disertare l'esercito e la guerra nel 1918, lei immediatamente contattò suo fratello, che era un nazionalista tedesco. Suo fratello denunciò Erwin alla polizia, lo avrebbero potuto uccidere per questo. Fortunatamente non trovarono nessuna prova del fatto che volesse disertare. E così dovette tornare in guerra nel nord della Francia. Ma la madre disse: meglio avere un figlio morto che traditore. Prima della fine della guerra, Blumenfeld verrà insignito con una croce di ferro, anche se nel suo caso non ha il valore. Il comandante di compagnia voleva imparare il francese e mio padre era in grado di insegnargli le basi della lingua francese. Per questo ebbe la croce di ferro di cui era molto orgoglioso, perché era un riconoscimento ridicolo. Quando alla fine lascia l'esercito tedesco, Blumenfeld scopre che suo fratello e il suo migliore amico sono stati uccisi in battaglia a 19 anni. Blumenfeld si inserisce nelle avanguardie artistiche che si stanno formando nella città di Berlino, ormai distrutta. Una notte ero di buon umore e andai all'orinatoio a Potsdamer Platz. Un giovane dandy entrò dalla parte opposta. Si fermò accanto a me, fissò il suo monocolo al suo occhio e in un solo colpo fece pipì tracciando l'ombra del mio profilo sul muro, così magistralmente che non potei fare altro che gridare per l'ammirazione. Diventammo amici. Era l'uomo più brillante che avessi mai incontrato in vita mia. Un grande narratore e un disegnatore formidabile. Era George Gross. George Gross è un membro di spicco del gruppo dadaista berlinese durante la Repubblica di Weimar, conosciuto per le sue caricature selvagge della vita berlinese degli anni 20. I due diventano subito amici. Per diversi anni Blumenfeld realizza dei collage dadaisti che però vengono tenuti nascosti al pubblico. Emerse nel periodo post-bellico della Prima Guerra Mondiale, quando il dadaismo si cristallizzò con i suoi artisti politicizzati, artisti anarchici, tesi verso lo stesso obiettivo, che mettevano in discussione quello che era la società e come sarebbe dovuta essere. Lui reagiva a tutto questo attraverso il suo lavoro, che comprendeva collage fotografici. Reinventava come si potesse mettere insieme una foto che fosse anche una dichiarazione politica. I bellissimi collage dal 1916 al 1933 li considero molto importanti. Si possono leggere un po' come se si leggesse un libro. Ogni collage potrebbe essere come un libro o come la copertina di un libro o di un settimanale. Ed è piuttosto straordinario pensare che alcuni di questi somiglino alle tantissime copertine dei settimanali che più tardi farà per Vogue. New love.
He's got the intellect, yes, he's got the mind of a great philosopher, an artist so sure of his place in history. He's a mystery. La da da, la da 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 da. Per un lungo periodo, prima che la fotografia venga accettata come forma d'arte, Blumenfeld continua a sperimentare con i collage. Ripensando alla situazione della fotografia negli anni 20, credo che sarebbe giusto dire che molti dei fotografi professionisti erano in realtà dei bravi commercianti. Era una professione che difficilmente attraeva chi avesse alte ambizioni artistiche o un forte desiderio di esprimersi. Quello che volevo essere veramente era un fotografo puro e semplice, dedicato soltanto all'arte per l'arte, un abitante del nuovo mondo che l'ebreo americano Man Ray aveva trionfalmente scoperto. It's such a shame. He knows how to do everything but love me. Da giovane, Erwin Blumenfeld si sente molto solo al mondo. Ha cominciato a scrivere a una ragazza olandese che è la cugina di un amico. Si chiama Lena Citroën. I due condividono i segreti più intimi. Quando finalmente si incontrano ad Amsterdam, sono già innamorati. Presto si fidanzano. Avevano una grande intimità e affinità sotto molti punti di vista. Lei era molto interessata alla psicologia e questo interesse la spinse a leggere Freud. Tutto questo ebbe un impatto fortissimo su di lui. Per ciò che riguarda la letteratura, lei era molto preparata, era una donna che amava molto leggere. E così trovarono un punto in comune anche a livello estetico letterario. Nel 1920, Erwin Blumenfeld, pittore occasionale, avido fotografo e dadaista, si trasferisce ad Amsterdam per sposare Lena. Due anni dopo, con una bambina da crescere, decide di aprire un negozio di borse. Diventa un improbabile venditore di pellami. Questo negozio sarebbe stato una sorprendente opportunità che avrebbe cambiato la vita di Blumenfeld. Quando scopre una stanza buia al secondo piano dell'edificio della ditta Fox Letter Company, decide di provare a vedere se può fare fotografie ad alcune belle donne che entravano nel negozio. Esponendo le immagini nelle vetrine, attirava altre clienti interessate più alle foto che alla merce in vendita. Presto le fotografie divennero più popolari della pelletteria stessa. Le cose andarono così. Gradualmente le avrebbe ritratte in pose più rilassate. E infine fece anche qualche nudo. Credo che a mia madre non importasse affatto che lui facesse nudi di donne. Non era per niente interessato a fare belle foto di belle donne. Cercava sempre di andare oltre. Queste fotografie sono piuttosto sorprendenti. Non sono datate. Non sono oggettive. Perché ovviamente era interessato a loro come esseri. Esseri sociali complessi. Dice, non sono donne, ma esseri sociali complessi. Ad Amsterdam fece una foto di un uomo molto scuro con una donna molto, molto bianca. Nel 1942, Blumenfeld fotograferà l'attrice nativa americana Bainu Arquayeta per la rivista Life,
Più tardi, nel 1958, ritrarrà Bunny Avelton, la prima modella nera a partecipare a una sfilata di moda. Gli viene detto di metterla all'estrema destra dell'immagine, così che possa essere rimossa facilmente o strappata dalla rivista dai lettori che non tollerino questo genere di audacia. Ad Amsterdam, nel 1936, il negozio di pellami di Blumenfeld sta fallendo, ma non prima di fare un ritratto importante. La modella è Geneviève Rouault. Geneviève è una dentista parigina e la figlia di un pittore conosciuto, Georges Rouault. Si offre di esibire la foto di Blumenfeld nella sua sala d'attesa a Parigi e gli promette di presentargli personaggi famosi, come suo padre e il suo amico Henri Matisse. Blumenfeld lascia l'Olanda e prende un treno per Parigi, deciso a diventare un fotografo professionista. Con i soldi che gli ha prestato un amico di famiglia, affitta uno studio al numero 9 di Rue de Lambre. Quando Geneviève Rouault lo fece esporre nel suo studio dentistico, Blumenfeld non guadagnò nulla. Matisse disse: puoi venire nel mio studio, io ti do un quadro e tu mi dai una foto. E allora Matisse scelse un ritratto che Blumenfeld gli fece e se lo tenne e poi disse: quale dei miei ti piace? E Blumenfeld, emozionatissimo, prese qualche disegno e così Matisse disse: sì, sono d'accordo, e mise il suo ritratto nel suo cassetto. Non pagò per la foto e nessuno pagò Blumenfeld in quei giorni, ma si stava facendo un nome nel miglior modo possibile. Finché Blumenfeld viene pubblicato. La prima edizione della rivista Verve contiene 17 foto rivoluzionarie di Erwin Blumenfeld. Doppie esposizioni, triple esposizioni, fatte con la macchina fotografica nella camera oscura, solarizzazioni, stampa ad alto contrasto. Sappiamo che non rispettava le regole. Era molto orgoglioso nel dire che se le istruzioni della nuova pellicola fotografica consigliavano di non esporla a elevate temperature rispetto alla temperatura ambiente, lui la bolliva. Se consigliavano di non esporla a basse temperature, la metteva nel freezer. Così otteneva effetti strani sulla superficie fotografica, reticolati, strutture granulari che danno sensazione di fluidità all'immagine. Blumenfeld considera queste stampe in bianco e nero degli anni 30 i suoi migliori lavori. Molte di queste foto le vorrà per il suo libro Le mie 100 foto più belle. Nel 1938, lo studio di Blumenfeld a Parigi riceve una visita inaspettata di uno straniero con un abito nero. Cecil Beaton, il fotografo inglese, ha visto le prime foto sperimentali di Erwin Blumenfeld su Verve ed è rimasto colpito dall'originalità. Vuole incontrarne l'autore. Qui c'è finalmente qualcuno che non è in alcun modo influenzato dal lavoro degli altri fotografi. C'è una mente fresca e chiara. Può apparire sbagliato e deprecabile che le sue foto non portassero denaro e che con due figli da mantenere restasse così povero. Ma i suoi meriti come artista si trovano nella sua incapacità di scendere a compromessi. Anche se mi piacerebbe che lavorasse per Vogue, le sue foto non sono adatte a Vogue. Sono troppo serie, troppo provocatorie e migliori della moda. E invece Cecil Beaton presenta Blumenfeld a Vogue e nel 1937 la rivista gli commissiona due grandi servizi fotografici di moda. Per Blumenfeld è la prima volta. Parigi negli anni 20 e 30 ovviamente è un posto molto eccitante. Non c'è bisogno di andare a teatro,
La musica, il jazz, l'arte, sono ovunque. Voglio dire, è un posto davvero elettrizzante. Incredibile da vivere. Per la moda è una città particolarmente straordinaria e spettacolare, per molte ragioni. Ovviamente il corsetto ormai è scomparso, i corpi delle donne ora sono liberi. C'è una nuova visione più libera e le donne possono esprimersi in maniera differente. Quello che stava facendo era totalmente rivoluzionario. Il modo in cui lavorava con le modelle, il modo in cui la modella guardava l'obiettivo, il modo in cui si relazionavano al fotografo. Il suo è un modo unico di lavorare. Racconta più la sua personalità che il suo essere fotografo. Fino ad allora i fotografi ritraevano le modelle quasi come manichini. Ora con le sue immagini diventano libere. Per l'edizione parigina di Vogue lavora una giovane editor, Rosamond Bernier. Vogue mi assegnò Blumenfeld. Non lo avevo mai incontrato prima e mi dissero, sbagliando, per il suo lavoro Blumenfeld sta rileggendo Proust. Lui si mise a ridere. Non aveva mai aperto una pagina di Proust. Così conobbi quest'uomo molto amabile e andammo subito d'accordo. Era così divertente. Aveva un grande senso dell'umorismo. Era completamente umile, completamente flessibile. Così facciamo questo? Perché no? Così alle 6 del mattino Blumenfeld venne a svegliarmi. Non era questione di prendere una valigia e una camicia da notte. Ero in mutande. Così lui rise e scattò quella foto. Anche se passa i suoi giorni a fotografare donne, Blumenfeld non ha paura di celebrare la propria ambiguità sessuale, come in questo autoritratto. Un'urgenza che si riflette anche nella vita reale. Credo che fosse attratto da certi uomini, come Cecil Beaton. Diceva orgogliosamente, non ho mai avuto veri e propri rapporti omosessuali. Ma a parte questo, non credo abbia avuto un'attrazione particolare. Girano voci sul fatto che avesse una sorta di relazione con Cary Grant. Per quello che mi riguarda, era tutto possibile. Credo che nelle prime foto scattate a Parigi alla fine degli anni 30 si avverta un entusiasmo incredibile. Finalmente si trovava a Parigi. Finalmente gli avevano commissionato un lavoro. Credo che per lui fosse tutto incredibilmente emozionante. È percepibile nelle sue foto, come quando sorge il sole. I raggi escono fuori e tu rimani accecato. Le sue foto erano audaci. Forse non c'è fotografia più audace che esista nella storia della moda della ragazza sulla Torre Eiffel. L'importanza di tutto quello che fece sta proprio in questo enorme respiro di desiderio e tecnica e audacia. E voglio dire, oggi forse è difficile comprendere come sia stato percepito a quell'epoca, ma l'autenticità del lavoro di Erwin Blumenfeld deve essere stata davvero incredibile. Con i soldi dei suoi primi guadagni da Vogue, la moglie di Blumenfeld, Lena, e i loro tre figli, Lisette, Henry e Yorick, possono raggiungere Erwin a Parigi dall'Olanda. Ancora disperatamente povera, la famiglia è di nuovo felicemente insieme. Non sarebbe durato. Nel 1939, allo scoppiare della Seconda Guerra Mondiale, Blumenfeld, un ebreo a Parigi con un passaporto tedesco, si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato. Temendo il precipitare degli eventi, il 4 settembre, quando la guerra è già stata dichiarata, mette tutte le sue foto, comprese le sue lastre di vetro, in due enormi valigie e le porta al Caffè Dome. Qui, casualmente, incontra una giovane donna che spingeva un carrello.
E le disse, senta, pensa che potrebbe prendere le mie foto e tenerle con sé fino a quando la situazione non sarà cambiata? E dopo la guerra, nel 1947, quando tornò, le ritrovò. Quella donna le aveva conservate intatte. Nei mesi successivi, tutti i peggiori incubi di Blumenfeld si realizzano. Sua moglie e i suoi figli vengono considerati olandesi e quindi visti come cittadini alleati. Ma Blumenfeld e sua figlia Lisette, ora diciottenne, nonostante siano ebrei, vengono entrambi classificati come tedeschi e internati in due campi di concentramento diversi. Blumenfeld viene mandato a Levernay. Per un bizzarro colpo di scena, sebbene internato dai francesi perché di nazionalità tedesca, questi fotomontaggi di Adolf Hitler che Blumenfeld crea negli anni 30 saranno più tardi lanciati sulla Germania dalle forze alleate durante la guerra come propaganda antitedesca. Solo dopo Vichy la Francia si arrende ai tedeschi. Erwin Blumenfeld viene rilasciato e la famiglia finalmente riunita. Quando vidi mio padre, ero assolutamente inorridito. Aveva i capelli rasati, era ridotto uno scheletro, perché il cibo era poco e perché non era riuscito a dormire per niente laggiù. Un incubo, quell'esperienza. Ci ritrovammo tutti, ci riunimmo e per un anno intero aspettammo. Mio padre riuscì ad ottenere i visti per gli Stati Uniti e dopo tre mesi di viaggio da Marsiglia a Casablanca, alla fine arrivammo a New York City. Tre giorni dopo l'arrivo a Manhattan, Blumenfeld compra un vestito nuovo e va a trovare Carmel Snow, il caporedattore di Harper's Bazaar, in quegli anni la principale rivista di moda. Senza alzarsi, lei mi diede i suoi ordini. Blumenfeld, parli del diavolo! Due delle pagine di Oenigen 1 sono impossibili e lui se n'è andato ancora in vacanza. Per domani dobbiamo avere l'uscita di settembre. Corri allo studio e riadatta le foto. Quando Blumenfeld arrivò, trovò qualcosa di così diverso da quello a cui era abituato in Europa. Era un periodo elettrizzante per le riviste. Era un periodo eccitante per la moda perché, per la prima volta, l'America era da sola nella produzione della moda senza riferimenti francesi. Era la base per nuove possibilità. In quel periodo Blumenfeld lavora con Carmen Dell'Orefice, oggi meglio conosciuta come la top model più anziana del mondo ancora in vita. È Blumenfeld che per primo la fotografa per Vogue, mettendola in copertina all'età di 17 anni. I due rimarranno amici fino alla morte di Blumenfeld. Nel suo studio era un tale artista. Io entrai e mi fece sentire un ospite, come un ospite d'onore. E io mi sentivo così perfetta. Stavo facendo qualcosa di meraviglioso per lui. Lui mi fece sentire semplicemente giusta, semplicemente intelligente. Io non sapevo bene cosa stessi facendo, ma accettavo la sua opinione. Quando io ascoltavo quello che Erwin Blumenfeld mi diceva, o di stare in piedi, o di sedermi, o muovere la mano, o girare la testa, lui mi immortalava nella sua idea di foto che aveva già in mente. Lui stava creando un quadro solo con più dimensioni, con la luce, con la sua enorme macchina fotografica, e lui era lì dietro con il panno nero addosso. Blumenfeld aveva un carisma innegabile, era incredibile.
cioè le donne lo amavano e basta. Davvero, lui era seducente senza volerlo essere. Entrava in una stanza ed era l'unica persona che attirava la tua attenzione. Ogni cosa si fermava e questo aveva a che fare con qualche potere interiore che aveva. Appena lui guardava le donne, nello stesso momento attraverso il suo sguardo, diventavano bellissime. Nel 1947, nel suo studio entra una donna che cambierà la sua vita. Kathleen Levy Barnett. È una giovane straordinariamente affascinante, redattrice fotografica e stilista. Sarà lei a gestire lo studio di Erwin Blumenfeld al 222 di Central Park South, occupandosi dei contratti, assicurandogli molto lavoro e comprando la prima stampante a colori. È anche destinata a diventare il secondo grande amore della sua vita. Negli anni in cui visse in America, fino a quando morì, certamente il suo grande amore fu Kathleen. I 7 anni di relazione con Kathleen saranno subiti con tolleranza dalla moglie Elena. Beh, finché era evidente, e non era una cosa segreta, finché non sembrava troppo seria, lei pensava, oh, è un grande artista, un artista provocatorio. Picasso ha donne che vanno e vengono dalla porta girevole. E perché mio marito, che è un grande fotografo e un grande artista, non può avere lo stesso privilegio? Lei credo fosse relativamente di idee aperte circa le avventure extraconiugali. Assolutamente. Ma no, lei non voleva che mio padre la lasciasse. Questo è un brano del diario di Lena. Quando mi dice cose che mi fanno male, non vuole solo farmi male, vuole al tempo stesso la mia comprensione e la sensazione che, proprio in virtù del nostro amore reciproco, io sono parte di lui, non come una madre, ma come la sua altra metà. Con Kathleen, ormai parte integrante della famiglia Blumenfeld, è solo questione di tempo prima che il secondo figlio, Henry, un fisico, inizi una relazione con lei. In seguito si sarebbero sposati. È Erwin Blumenfeld a farli incontrare. Era, anche se solo a volte, estremamente geloso. E comunque ci mise insieme all'inizio e ci ha anche riuniti in seguito quando ci siamo separati per un periodo. E ha continuato ad essere molto geloso in più occasioni. Insomma, è una storia complessa. Dopo che Kathleen ha sposato Henry, la comprensiva moglie di Erwin, Lena, finisce per accettarla, assumendo il ruolo di nonna con i loro figli. Beh, credo che fosse molto gelosa di Kathleen, ma fino a quando Kathleen non avesse sposato mio padre o fosse scappata con lui, credo che fosse contenta di non perderlo. Ma c'è una persona che non accetterà mai Kathleen. La primissima musa di Erwin, sua figlia Lisette. Mia madre mi disse di una foto di Kathleen in piedi, in mezzo a Henry, che avrebbe sposato, e Blumenfeld, che aveva amato. Mia madre pensava che fosse disgustoso, che loro sembravano uguali, e Kathleen era in mezzo a loro. Questa animosità tra i membri della famiglia tormenterà Blumenfeld fino alla morte. Ma la tensione maggiore non è fra Kathleen e la sua amata figlia Lisette. Dal momento in cui arriva a New York, il vero conflitto è tra l'arte e il guadagno, tra il lavoro che fa per guadagnare e le foto che scatta per rincorrere la bellezza artistica. Tutti i fotografi devono guadagnarsi da vivere. Così andò dove c'erano i soldi. E sappiamo che era una cosa che non gli piaceva fare. Ad un certo punto confessò a Yorick, suo figlio, che si era prostituito. Ed è interessante,
Parecchie volte nella sua autobiografia egli parla di prostituzione. Lo trovo molto interessante. Sembra suggerire che la prostituzione non riguarda soltanto lui, ma è una sorta di tentazione, una tentazione diffusa della condizione umana. Possiamo spingerci così lontano. Blumenfeld, il fotografo, Blumenfeld, l'artista, è un soggetto molto più interessante di Blumenfeld, fotografo di moda. Negli anni 60, Blumenfeld si sta per imbarcare in una nuova eccitante avventura. Dirigerà il suo primo film sulla moda. Nell'ultima parte della sua carriera, propose ad alcuni dei suoi clienti che le fotografie di moda potevano essere realizzate anche in movimento. Probabilmente questo è il fatto più importante, quello più rilevante oggi. Raccontava come prendeva le sue belle immagini dalla televisione e creava dei piccoli film che erano veramente all'avanguardia per quell'epoca. E se le guardi anche oggi, sono ancora molto interessanti. La bellezza che dominava le sue foto si ritrova anche in questi film. L'ultima relazione avventurosa è con una giovane svizzera di 22 anni, Marina Schintz, che dal 1961 lavora con lui come assistente. Il padre di Marina era un radiologo famoso in Svizzera ed era così famoso che il Führer andò da lui per farsi visitare quando aveva una specie di problema di cancro. E Schintz era stato il dottore scelto dal Führer. E era risaputo, voglio dire. Sì, Blumenfeld, essendo un ebreo di Berlino, era ossessionato da Hitler sin dall'inizio. Alla fine divennero amanti e a quel tempo mia madre era a Vienna in ospedale, malata. Credo che solo allora Marina venne a stare con mio padre, ma mia madre sapeva tutto quello che stava succedendo. Quando sua moglie Elena era con noi a Vienna ed era in ospedale e soffriva molto, lui andò a farle visita e ci fu una scena immensamente commovente in ospedale. Erwin piangeva e le teneva la mano. Era così tenera e amorevole che feci fatica a restare nella stessa stanza. Ma persino la tolleranza di Lena ha un limite, così come lei scrisse al marito nel 1967. Né i ricordi meravigliosi del nostro passato, né i bellissimi figli e nipoti che abbiamo avuto insieme ci hanno aiutato a vivere insieme in armonia. E né io posso soffrire più a lungo in questo modo. Questo è il motivo per cui alla fine devo ammettere che sarebbe meglio tu sposassi Emma. Ma non mi avrai più come parte di tutto, ancora, come sono stata prima. Perché tu non vuoi invecchiare con me. Vuoi essere giovane con Emma. A proposito di questa relazione con Marina,
Lui voleva spiegarci, perché noi non riuscivamo proprio a capire da cosa fosse attratto o che genere di relazione avesse con lei. Non lo dimenticheremo mai. Eravamo seduti in un caffè a Parigi e c'era uno specchio dietro di lui e disse: quando mi siedo qui, un giorno capirete, quando mi siedo qui e guardo la mia immagine come invecchia ogni minuto che la guardo, è orribile. Ma se posso stare con una donna giovane e la guardo negli occhi e io vedo l'immagine riflessa di me stesso da giovane, mi sento rigenerato, ringiovanito e sento di sfuggire all'inevitabile. E questo credo fosse incredibilmente onesto da parte sua. Aveva una grande paura di invecchiare. Ma non è solo la certezza della morte a spaventare Blumenfeld. Anche il mondo delle riviste sta cambiando davanti ai suoi occhi. Credo ci fu un periodo in cui fu considerato uno dei maggiori fotografi in America. E poi arrivò una nuova generazione e lui diventò quella ormai vecchia. La moda avanza ciclicamente, lo ha sempre fatto. Questa è l'unica certezza nella moda, giusto? Se non ti piace quello che vedi ora, aspetta solo 6 mesi e cambierà. Così le riviste cambiarono, la cultura cambiò, le mode cambiarono, come gli abiti, e così i fotografi. È un'esperienza nuova per Blumenfeld, che è stato idolatrato dal giorno in cui è entrato nel mondo della moda a New York. Ma la rivoluzione degli anni 60, in fatto di gusti e nello stile, sono lì davanti a lui e improvvisamente non sa più dove andare. Nell'estate del 1969, Blumenfeld è a Roma in compagnia di Marina Schintz. Stavamo festeggiando il 4 luglio e mi arriva questa telefonata da Marina. Mio padre era morto. Credo fosse chiaro dalla telefonata di Marina che Erwin aveva deciso di uccidersi, anziché aspettare semplicemente di morire. Aveva corso su e giù per la scalinata di Piazza di Spagna e era entrato nella stanza dell'albergo. Non aveva preso le sue medicine per il cuore e il cuore era andato in fibrillazione. Era chiaro che fosse andata così. Si fece venire un attacco di cuore perché pensava di avere problemi alla prostata, forse il cancro. Ma in ogni caso non voleva operarsi, non voleva morire soffrendo e andare incontro a una morte prolungata. Voleva solo la morte. A 72 anni, Erwin Blumenfeld decide di morire. Per la sua famiglia è uno shock. Ciò che accadrà dopo si risolve solo nei decenni successivi. Tutte le persone con cui era più intimamente coinvolto, i suoi figli, sua figlia Lisette, sua moglie, Kathleen, Marina, erano tutti possessivi nei suoi confronti. Tutti volevano reclamare una parte di lui. E credo che questo portò ad un grande litigio quando morì. Dopo il funerale, si viene a sapere che Blumenfeld ha lasciato la gestione della sua proprietà fotografica alla sua amante Marina. Ma lei si rivela non essere all'altezza di questo incarico. Se Marina avesse voluto lasciare un segno in quel modo, lo avrebbe potuto fare. Ma Marina aveva una vita davanti, era giovane e non voleva essere riconosciuta solo come la sua amante. Forse non voleva che la sua vita prendesse quella strada. Che cosa vuol dire? Beh, era la sua ragazza. Lei aveva 22 anni e lui 65. Per far sopravvivere la fama di un così grande fotografo, avrebbe dovuto lasciare un segno anche lei. È l'unico modo per far sopravvivere la memoria di un grande fotografo. Per circa 20 anni, Marina cercò di fare qualcosa, forse non troppo, ma lei almeno mise le cose al loro posto e così divise l'archivio fotografico in 4 parti. Diede un quarto a ogni figlio e si tenne un quarto per sé. Troppe persone, incluse alcune delle donne della sua vita, pensavano di avere il diritto su una parte della vita del fotografo e della storia della sua carriera. Così divenne una specie di
di camminata in mezzo a varie personalità. Non puoi riuscire a mettere insieme un così gran lavoro quando ci sono in ballo la gelosia, l'odio, la distruzione, l'interesse personale, potere e gloria. È stato dato ai nipoti il compito di lasciarsi indietro il passato. Oggi stanno cooperando, ristampano le foto lasciate da Blumenfeld e le espongono. Queste foto, prese dal suo studio al 222 di Central Park South e pubblicate negli anni 40 e 50 sulle varie riviste, sono finalmente mostrate per la primissima volta grazie a suo nipote Nadia. Ho dedicato molto tempo a migliorare le loro condizioni, per farle conoscere di nuovo, per mostrarle al mondo e organizzare questa mostra. Sapevo solo che dovevo andare avanti e non aspettare l'approvazione del resto della famiglia. E così penso che nel tempo il suo nome verrà celebrato in futuro come uno dei grandi fotografi del XX secolo. Anche i musei, alla fine, stanno aprendo le loro porte a Blumenfeld, con grandi mostre al Louvre a Parigi, alla Somerset House di Londra e al Metropolitan Museum of Photography a Tokyo. E dal momento che le nuove generazioni stanno imparando a conoscere il lavoro di Blumenfeld, l'uomo che riuscì a fotografare la bellezza delle donne comincia a essere riconosciuto anche come l'artista complesso e audace qual è sempre stato. Credo che forse dobbiamo ancora cominciare a vedere il quadro nella sua interezza e comprendere la complessità di questo individuo e capire quanto fosse all'avanguardia e quanto fosse interessato a mettersi in gioco come artista ed essere aperto ai diversi mezzi di espressione. Se guardi il suo lavoro, è stato copiato da ogni fotografo che ha lavorato nell'arte del nudo. È un riferimento per la moda. In un modo o nell'altro, tutti abbiamo tratto ispirazione. Credo che sia importante vederlo come un grande fotografo. Possiamo dire che è un grande fotografo di moda, e lo era, ma ha realizzato lavori che hanno fatto tendenza negli anni a venire. Quello che lo rende senza tempo è il fatto che la bellezza che lui immortalava è ancora bella oggi come lo era 70 anni fa. È stato in grado di definire la bellezza e la donna del XX secolo. Ho passato tutta la mia vita a liberarmi dal mio istinto suicida, che a qualcuno potrebbe sembrare un sintomo di vitalità. Tutti noi dobbiamo morire, eppure l'immortalità è dietro l'angolo. Ogni uomo è fine a se stesso. Riuscirò a rimescolare questa spirale mortale?